Salve a tutti raga, questo è un video update che faccio direttamente sul computer, non con la telecamera. Allora, prima di tutto iniziamo da dire che questo è l'unico update per questa settimana, scherzo, cioè per oggi. Di solito io ne carico due, ma stavolta sta solo questo, e che il prossimo sarà il secondo capitolo di Romaessa, perché ora sono un po' immotivato per farli. Iniziamo subito da dire che grazie per le visualizzazioni, davvero, anche se alcuni sono più su alcuni video cui io pensavo giusto una piccola attenzione. L'inizio vero e proprio è stato pure buono, voglio dire, meno vedere anche la barra dei pri le prime due barre abbassarsi lievemente e spostarsi più negli altri campi mi ha stupito, oltre al fatto che stavolta i prete incorporati in altri siti sono davvero pochi, quindi una vera differenza rispetto al vecchio canale. Per gli iscritti e due iscritti persi, da quanto dice, però sono di più, perché mi sto salvando tutte le email di iscrizioni. 83 iscritti dovrei avere teoricamente, mentre secondo sia Social Blade che YouTube ne tengo 80, cioè Social Blade ne dice 80, YouTube invece ne dice 79. Quindi non so se considerare questo video come un video ringraziamento per gli 80 iscritti. Cioè davvero è una differenza minima, impercettibile. Però i due account persi, uno è direttamente da reputare che ha tolto l'iscrizione dal canale, qui o altro, non dice bene. E l'altro invece per un account chiuso. Beh, non cambia nulla, no? Poi, saltiami mi piace, non mi piace. Allora, mo passiamo da parlare della parola panoramica a cose più serie. Il letto sopra di Pokémon Conquest è andato un po' a piffero, perché ho notato che non arrivavano americani, erano tutti italiani. Una bella fregatura. E io che pensavo che era il contrario. Poi, riguardo alla traduzione di Romaette, i primi quattro capitoli, ho avuto il supporto della pagina italiana, una fanpage Never Entertainment e Tyler RPG Italian Fanpage, in cui ho già pubblicato il primo capitolo, ma non il riassunto, mi sto tenendo in contatto, sia dallo stesso Sotet AZ, che sarebbe il traduttore principale. Tengo alcune lettere, cioè incredibile, ma vero, mi ha colpito perché parla italiano, quindi ecco qua, mi dispiace ma non ho capito bene il tuo messaggio in inglese, scrivimi pure in italiano. Cioè, in poche parole, là ho mezzo colpo. Oltre al fatto che ha detto che i creatori di Romaette e Daoni, questo potrebbe interessare i fan, sono spariti. Uno qualche anno fa e l'altro non si fa sentire da mesi. Ho chiesto maggiori informazioni, ancora non mi ha risposto. Vorrei farvi notare che questa chat, per così dire, è avvenuta in piena notte. Faccio vedere. Allora, sotto è così. Alle 22:43. È l'ultima proprio mezz'ora prima di mezzanotte, poi è tornato offline. Nel frattempo sta facendo la traduzione di Etazad 22. Riguardo Let's Etaprey, continuiamo ancora a parlare un po'.
Seguirò lo stesso schema che ha fatto Sotet Azin nel caricare i video. Iniziando subito a dire una cosa. Nel caso i capitoli sono separati da un altro video, ad esempio Eta questo 33, sì, Eta questo 33, come vedete ci stanno due capitoli di età di differenza, io li unirò, cioè non è che lascerò lo stesso modo come ha fatto lui, prima uno e poi l'altro, no, sarà proprio unito. Quindi per il momento ci sarà un bel po' da tradurre fino a Roma Eta 8, poi inizierà Eta Oni con il Let's Play della versione inglese. Un'altra cosa che ancora non riesco a rispettare sulla tabella di Marsa, rispetto a quello che avevo promesso, era la durata dei video. Ormai sono 2 settimane, dovrei aver fatto qualcosa tipo 2 ore, qualcosa, no, quasi 3 ore di video. Invece ne ho fatte solo due. Non è grave. Subito si chiaro. Ah, un'ultima cosa. Tecnicamente si doveva stare un altro video oggi. Cioè, tra oggi e ieri si doveva stare un altro video con un fan preso a caso nella lista. Però non si è capito più perché è sparito. Cioè, sparita, era stata una ragazza a essere selezionata. Poi parliamo di un progetto, beh, giusto così perché voglio recuperare un po' il tempo perso. Ci sarà un possibile reality, ma questo confermerò solo a 100 iscritti. Non è che voglio incentivare troppo le iscrizioni, voglio solo così farvi capire. Un reality basato quasi sullo stile di Luke. Luke lo fa in 2 settimane? Bene, io in una settimana. Al momento non vi dico niente, rimanete sempre in contatto perché lo potrei fare iniziare all'improvviso, i 10 iscritti e i 4 selezionati li sceglierò proprio dagli iscritti. Se avete Minecraft avvisatemi, che cioè se avete Minecraft avvisatemi anche via Skype. Ah, un'ultima cosa, Pro Gamer si è lamentato perché alcuni di voi lo aspettavano su Skype e dicevate che era un altro mio contatto, invece no, non è un altro mio contatto, non lo è proprio, è il contatto vero e proprio di Pro Gamer, quindi siete pregati di non fargli più quella domanda perché ormai ne sta ricevendo alcune. Non posso contattare allora perché ho il telefono scarico e l'ho messo subito sotto carica appena tornato. Bene, per ora per questo update è tutto. Godetevi gli altri video, ma godetevi nel vero senso della parola, non è che vi mettete a fare i cavoli vostri. Bene, con questo è davvero tutto.